Buonasera a tutti quanti, lor signori, e benvenuti in questo 20° gameplay in live di Pokémon Bianco. Buonasera a tutti. Qui la Valian ci fa subito una donazione. Buonasera, Sede Chiara. Forse stasera riusciremo a toglierci la quest dei 6 saggi dal sottopalla. Intanto andiamo a lodare il sole. A catturare Volcarone. Oggi sono riuscito poco a lodare il sole, ma immagino che si parlerà tanto della Dan Battle di oggi. Non so perché, ma ho questo presentimento. Toon Gamer ci fa una donazione. Ci scrive: ciao, ciao caro. Un abbraccione forte, forte. Grazie per la tua donazione. E insomma, buon lunedì sera a tutti, tra studenti che sono tornati a scuola dopo il fine settimana, anche se ormai direi che la scuola sta volgendo al termine, universitari che si stanno preparando alla sessione estiva, quindi in maniera speculare rispetto agli studenti di scuola, sono lì lì per arrivare ad un esaurimento nervoso, tra cui ci sono anche io tra di voi, quindi yeah, batti 5. Marco Ghiraldi ti leggo subito. E lavoratori che al solito, insomma, ferie a parte, sono sempre il lunedì in tiro. E anche io sono uno di quelli, quindi oltre lavoratore, studente, entrambe le cose. Manca solo andare alle elementari, ma ancora non ci sono voluto tornare. Marco Ghiraldi ci scriveva: come a voi, Seden e Chiara, scusatemi per la domanda d'attordo, ma la versione Kingdom Hearts con tutti i giochi è il Final Mix, giusto? Sì. Se così, dove è possibile acquistarla? Attenzione che non leggo. Mi sono sistemato a merda la finestrella e quindi non leggo la fine del messaggio, non so perché. Aspetta, ecco qua. Dove è possibile acquistare? Ho detto questo, avanti con gli arresti e poi magari si fa una capatina alle rovine. Spero di sì. Oggi l'idea era quella di andare anche alle rovine. Lo trovi? Io l'ho trovato, l'ho comprato direttamente dal PSN, quindi dal PlayStation Store. E l'ho pagato, se non sbaglio, 50 euro. Quello con tutta la roba dentro per PS4. Non ricordo se esista anche per PS3, mi pare che per PS3 siano due separati, due titoli separati, 1.5 e 2.5, mentre la mia versione è 1.5 più 2.5, non so se esiste anche per PS3, io comunque l'ho acquistata per PS4. Oggi si percula per Commo giusto, ragazzi, ma che Commo giusto, Commo era ma estremamente sbaglio. E insomma, dicevo, tra l'altro qui il... facendoci due chiacchiere pre-sponsorizzini e pre-inizio, il tempo non ne vuole sapere di regolarizzarsi, è sostanzialmente sempre cangiante, piove, fa caldo, fa freddo, fa caldo, piove, c'è il sole, non si capisce niente. E quindi io sono con il condizionatore acceso, ma il nostro sponsor di oggi, finto, è un telecomando del condizionatore, guarda che bello che è, e sono qui per spegnerlo e accenderlo a comando a seconda di come il mio corpo reagirà a questa live. Davide Di Fabio ci dice: buonasera Saidonia, com'è andata la Dan Battle? Sempre Team Chiara, approfitto per spezzare una lancia pro Nencio, così ci piaci. No, quella non era la forza del Nencini, quella era la forza, non lo so, del giudizio, perché veramente ha preso Torkoal, Como, Rotom, che fortunatamente va sullo sgomento, e poi c'era Pelipper, perché non è entrato in campo, voi non l'avete visto, ma c'era Pelipper, l'ho visto dopo io in montaggio, e Pelipper mi avrebbe swipato il team a prescindere. Jovix22 ci scrive: buonasera ragazzi, cercando di fare concorrenza a Quilava, stasera vediamo di mandarli tutti in carcere. Vi fate concorrenza tra di voi, buona live, grazie mille caro. E quindi ci prepariamo ad una settimana qui sul canale, e sia qui che su Sblinkt, molto intensa. Abbiamo da una parte la programmazione YouTube, che prevedrà due live di Bianco, immagino che avremo tre live ancora di Bianco, questa compresa, quindi questa mercoledì, lunedì prossimo, e poi secondo me avremo steso massimo mercoledì prossimo, e quindi in breve, non oggi ma nelle prossime puntate, avrete anche diciamo la info su quale gioco Pokémon giocheremo next time, quindi giocheremo la prossima volta, nella prossima serie. Contiamo di fare, a dir la verità, due serie prima della live, diciamo, poi che sarà di Let's Go, comunque il modo in cui affronteremo Let's Go sul canale, quindi ci sarà quella, la serie prossima, e un'altra ancora. Dicevo, comunque, questa settimana poi di giovedì c'è la ciccia grossa, andiamo a vederci un close-up sulla beta, o meglio sulla demo di Pokémon Oro, che doveva uscire per Game Boy nel 1997, andremo a vederne un po' di storia, andremo a vederne un po' di contenuti, ma sarà più di un video, quindi con il prossimo non esauriremo l'argomento. In particolare credo di voler strutturare la cosa prima sulla demo in generale, con un po' di informazioni storiche,
poi magari andarci a vedere i Pokémon nel dettaglio e perché no fare un cross tra due tipologie di video che proponiamo qui, facendone una versione un po' differenziata rispetto al solito. Cioè, immaginavo una sorta di Fuji che però non è realmente un Fuji. Scoprirete, saprete. Bisco94 ci dice: buonasera Saido, complimenti per la vittoria morale di oggi. Grazie. Volevo chiederti un'opinione sul futuro di 3DS. Pensi che con dei buoni titoli possa ancora dire la sua? PS, da una settimana mi sono fissato con Life Will Change, canzone house fantastica. Allora Bisco, intanto Life Will Change ovviamente è Dio sceso in terra. 3DS può dire la sua, ma certo che sì. Spero semplicemente che le serie principali Nintendo passino ormai tutte su Switch, come Pokémon ha fatto, perché credo che meritino una veste grafica e tecnica migliore. 3DS può ancora dire la sua con tanti giochi, per esempio un Layton non avrebbe necessità di passare su Switch per forza di cosa, un Ace Attorney non lo avrebbe altrettanto, quindi c'è il modo di mantenere 3DS vivo, sicuramente però non con le IP Nintendo principali, quelle vorrei che passassero tutte lentamente ma inesorabilmente su Switch. Bush22 ci scrive: per la sessione estiva è come... ah no, per me la sessione estiva è come la Dan Battle per Sedonia, una vittoria morale. Vai dal professore. Quanto ho preso? 18. Vittoria morale. Gianluca ci ha scritto: l'altra volta dal caldo avevo tutto il sottopalla. Basta, questo sottopalla. Avevo tutto il sottopalla sudato, oggi dal freddo non mi ritrovo neanche il cazzo nelle mutande. Buonasera a tutti. Gianluca, come sei scurri con queste donazioncine, ma non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo stesso. Mauro ci dice: ma Saido, come hai fatto oggi? Vabbè, sarà per la prossima, magari no. Vabbè, grazie. Lo shaming praticamente di Saidonia. Ma vabbè. Ragazzi, I'm gay, best Pokémon in squadra ever. Intanto vedo che siete praticamente 900, quindi ancora pochissimo. Abbiamo cominciato live praticamente da 5 minuti. E andiamo con gli sponsorizzini e quant'altro. Intanto ci tengo a dire, appunto, ripeto, che su Twitch invece avremo, detto Twitch, mi banneranno da YouTube, abbiamo ancora Kingdom Hearts, abbiamo domani Detroit Become Human con Chiara, giovedì Kingdom Hearts con me, domenica Ari Kingdom Hearts e Ari, il pomeriggio prima di me, Ari Detroit Become Human. Quindi insomma, una settimana davvero intensa. Ci tengo tanto a fare questo coverage di Pokémon Oro perché mi piace sempre studiare la storia di Pokémon che non conosciamo ancora, ma che in realtà fa parte di una storia che solo ora possiamo carpire in maniera completa attraverso appunto dei progetti, dei lavori in corso che effettivamente non avevamo modo di conoscere prima. Insomma, è un po' come se voi conosceste i tanti video che abbiamo in cantiere e che ancora non abbiamo mai pubblicato o che pubblicheremo. Vi basti pensare semplicemente che il video di Mewtwo dell'antico Chateau doveva essere uno dei primi video dell'antico Chateau ed è cambiato molto nel corso della sua scrittura. L'avevo in mente in un modo, ho trovato altre informazioni, ho modificato il video. Insomma, quando si lavora a qualsiasi prodotto mediatico barra artistico, andare a vedere quello che doveva essere all'inizio, andare a vedere le bozze, le beta, eccetera eccetera, le bozze, permette veramente di vivere la storia dell'artista e di come questo aveva inizialmente pensato le cose e poi insomma le ha trovate. E tra l'altro mi sono sbagliato, sono un cretino, non avremo giovedì Kingdom Hearts ma venerdì, ma sono scemo. Ci basti pensare alla tesi di Chiara o salvataggio di Argento, e quelle sono cose che non usciranno mai. E purtroppo non solo c'è quello, poi c'era anche un'altra cosa che mi scordo sempre e non mi ricordo neanche che cos'è. Tiny Horizon ci dice: oh là là, Saidonia, buonasera, buona live. Oggi ho ricominciato Pokémon Smeraldo su DS e niente, Trico Shiny Femmina. Ma che culo, amico mio. Vedo l'ora di farvi sapere, tra l'altro, il nuovo gioco. Siamo ormai comunque alle porte dei 1000 spettatorini. Lando1784 ci dice: buonasera a tutti, di ritorno da Parigi, dove ho conosciuto il mio bellissimo nipotino, uguale a mia moglie e mio suocero. Che bello, l'attacco dei cloni in realtà. Buona live a tutti. Pensa quando cresce, arriverà dietro di te mentre registri i video. Come il post game di Sole e Luna, ecco, anche questo è un'altra cosa importante. Poi ci sarà la live dei mondiali, settimana prossima ci sarà la live di E3, avremo modo veramente di gasarci con E3. Sì. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, siete ormai alle porte dei 1000 spettatori, ne mancano 30, quindi immagino li faremo in questione di minuti, quindi direi che possiamo cominciare
con le comunicazioni di servizio. Allora, signori miei, innanzitutto vi invito a lasciare un like qua sotto, per noi è fondamentale in quanto ci permette di spammare il video all'interno delle tendenze di YouTube, della home di YouTube, e farlo arrivare a tutti quelli che non hanno ricevuto oggi la notifica. Non so come siamo andati oggi a notifiche, sinceramente, quindi non vi so dire, intanto siamo mille. Dicevo, non vi so dire esattamente come siano andate oggi le notifiche, non ho controllato, quindi magari fatecelo sapere in chat se l'avete ricevuta o meno. Comunque, in ogni caso, il like per noi è importantissimo, è un supporto insomma che non costa nulla e che però aiuta tanto i creatori a far arrivare all'attenzione sostanzialmente del di tutti quanti gli spettatori interessati alla serie la live di questa sera. Detto questo, andando avanti, abbiamo una serie di solite comunicazioni. Innanzitutto qui sotto avete il tasto per donare al canale, lo trovate qui sotto, ci potete lasciare un messaggino che verrà letto durante la live. La donazione, a qualcuno non è arrivata, vedo la notifica, quindi è arrivata e non è arrivata. Quindi insomma il like sempre fondamentale. Stavo dicendo, scusatemi, con il tasto, insomma con il link di Streamlabs avete la possibilità di donare al canale. La donazione, che rimane un aspetto fondamentale del contributo economico che potete dare al canale e in generale al nostro progetto bipartito tra Sblinkt e YouTube. Dall'altra parte invece avete una cosa nuova che sponsorizzerò sia adesso che tra un'ora, che è il nostro sito web dedicato al merchandising e presto non solo il merchandising. Chiedo ai moderatori di spammarlo, lo spammo anch'io, ma lo trovate anche in descrizione, anche se non sono in grado di spammarlo correttamente, quindi lo devo scrivere perché sono scemo: http://www.splitscreen.it. Eccolo qua, non sono riuscito comunque a farne un link, sì, no, ci sono riuscito. Eccolo qua, potete andare su splitscreen.it, avete la possibilità di acquistare il nostro merchandising che va dalla maglietta del Team Sidonia, la maglietta del Team Chiara, la maglietta del Live Usum, presto adesso verrà lanciata la maglietta di questa live, ti leggo subito Bonegami. E quindi insomma avete la possibilità di acquistare tutto il nostro merchandising, non solo per quanto riguarda le magliette, ma anche tazzine, spille, adesivi e quant'altro. E quello che volevo aggiungere è che acquistando più prodotti avete la possibilità di acquisire punti, e con i punti è possibile poi ricevere dei prodotti gratuiti. In ultima cosa ricordo a tutti quanti i ragazzi che acquisteranno, che hanno già acquistato, che gli ordini di giugno e solo di giugno verranno erogati a luglio. Tutti quanti gli altri cercheremo di erogarli almeno a massimo 15 giorni dall'acquisto effettuato, mentre per ricevere gli oggetti che acquisterete questo mese bisognerà che aspettiate luglio, ma insomma questo non dovrebbe essere un problema dato che luglio non è un mese troppo congestionato. Sì, è passato Sigma, non ho visto perfettamente dove è andato. Quindi abbiamo anche split screen e adesso andiamo invece al nostro sponsorizzino del momento e poi possiamo chiudere e cominciare con la live. Allora, oggi abbiamo TT. TT qui sotto ha una maglietta che oggi secondo me merita veramente tanto di essere acquistata. È una maglietta di Rick e Morty, o meglio solo di Rick, anche se proviene dalla serie di Rick e Morty. E è una maglietta sulla quale c'è scritto Carpe That Fucking DM, con Rick incazzatissimo. Con il codice sconto Giovannone avete la possibilità di diminuire insomma il prezzo della maglietta del 10%, quindi a circa 10 euro per le prossime 3 ore. Sarà acquistabile solo per le prossime 3 ore questa magliettina, anche se ci giurerei un ditino che secondo me questa maglietta verrà acquistata così tanto che probabilmente finirà nello shop. Però staremo a vedere. L'ultima di Rick c'è finita e ce l'abbiamo anche. Vediamo se succede anche per questa. Tra l'altro, insomma, Carpe Diem è fondamentale. Un motto fondamentale. Sempre bisogna sempre cogliere l'attimo. Siete d'accordo? Io sono d'accordo con me stesso. Allora, io qui ho sistemato tutte quante le finestrelle, vedo che siete praticamente 1100, vedo 650 like, quindi se qualcuno ancora non l'ha messo lo metta, è importantissima. E a questo punto direi che ci siamo e quindi possiamo cominciare. In braccio il joystickino, partono i tamburelli. Allora, io dovrei fare un esplorino di questo percorso perché non ricordo francamente quanto fossimo in là con questo percorso. Abbiamo messo il gabbio al vecchio, però ecco appunto, non abbiamo fatto tutti gli allenatori ed è importante farlo perché siamo sottolivellati e abbiamo bisogno di livellare per fare quest'ultima parte di gioco. Comunque,
I miei Pokémon si sono irrobustiti grazie ad anni di scalate. Boh, anche io quando mi irrobustisco sono contento, ma non perché faccio le scalate. Però si capita di irrobustirsi. Bene. Patrick, non è l'ultima live, ragazzi, è l'ultima live dei sei saggi, è l'ultima parte dell'arresto dei sei saggi, ma non l'ultima live e basta, ok? E intanto, oh, abbiamo un Hippopotas. Intanto Matteo Micaletti ci fa una donazione. Ah, e devo leggere anche Bonegami. Allora, ciao Fra, devo prendere ancora la maglietta, ovviamente del Team Chiara. Oggi sto molto meglio, non vedo l'ora di guardare altri sei saggi messi in gattabuia, dai. Stavo leggendo altri sei saggi, tipo i sette nani, plurale, singolare, il sette nano. Il setto nano. Bonegami ci dice: sera Saido, bellissima vittoria morale oggi nel Dan Battle, buona live e buona serata. PS, maglietta Team Saido già acquistata. Fantastico, ragazzi, grazie del supporto. E insomma, spero vi piaccia. Allora, signori miei, io qui andrei di Spatunsis Granocchio. Non ho fatto niente. Lui mi sdoppia. Mi fa dello sdoppiello. Fai schifo. Davide ci dice: Rattatime Gay is the new Aronaudino. Comunque volete streamare i mondiali, gli unici dove l'Italia può ancora sperare. Ma qui c'è il Nightbot, se no vista l'assenza dei mod, anarchia. Scherzo, fate bravi, solo fanbot come qualche serie fa. Pornbot. No, no, non facciamo 53 perché porca la porca. E tra l'altro questo Pyroswine è ghiaccio, ci sdruma la famiglia. Noi non abbiamo modo di colpirlo con della super efficacia, almeno non con Sand News. Possiamo però con Serpedera, essendo però comunque esposti al suo ghiacciume. Rated Fra 92 ci dice: ciao Fra, ormai sono passati 2 anni e mezzo da quando ci siamo incrociati a Cartoonix 2016, spero di vederti presto. Mamma mia, Cartoonix 2016 avevamo, penso, 11-12 mila iscritti, forse poco di più. Quindi pensa quanto tempo fa. Grazie alla donazione. Io baito un po' di mossa ghiaccio. Però, boh, c'ho l'arrogo, ci provo uguale? Dai, ci provo uguale, vaffanculo. Sgranocchiamo, non ce la faremo, non ce la faremo. Ecco, lo sapevo. Arriva la furia perché è stupido, bravissimo. Vabbè, ci colpisce con la furia, ma non ci fa nulla. Nulla di nulla. E allora direi di andare con l'altro sgranocchio, colpire questo Pilosuine, questo suino, andarlo ad affondare, arrogare ancora di più perché è importante. Leggerci anche Bloomdoom che ci dice: ciao Sedonia, tra 10 minuti aprirò l'ennesimo libro linguistica per la mia tesi di laurea. Lo metterò live in sottofondo per rendere più piacevole la lettura, la possiamo gestire. Team Sedonia sempre fidelis, ti aspetto a Venezia. Buona scrittura, caro. Buona scrittura e insomma tante care cose per la laurea che verrà. Comunque, quando vengo a Venezia andiamo a prendere grave insieme e facciamo il Baccaro Tour, vero? Baccaro Tour. Allora, io direi qui di fare una fossettona tattica, anche se non ricordo mai se ha levitazione, ma dovrebbe avere quel cacchio di vigore. Quindi, teoricamente, anzi, ce l'ha quasi sicuramente vigore. Il che mi preoccupa perché mi beccherò comunque un attacco in faccia nonostante i 1070 arroghi. Eccolo qua. Mi becco la Gemmo Power, secondo me la leggiamo. Lepta ci dice: ma Saidonia ha una rete locale cinese e una Mulan. Ho letto un doujinshi su delle piante. Non erano pomodori secchi, ma pomodori sentai. E se Fabri e Fabrisse copulassero in gruppo, questa sarebbe una forgia. PS, non ci sono mod online. No, no, ci sono. Ci saranno, arriverà. Ferdi ha detto che si perdeva all'inizio della live, ma penso ce ne siano altri connessi, sinceramente. Comunque siamo già quasi 1300. Direi di fare il tattico sgranocchiello. A questo punto siamo la più velocità e quindi con super velocità andiamo a buttar giù. Guddo un giusto, guddo un righto. Abbiamo avuto la meglio su Patrick. Sconfitto, piango un mare di lacrime. Ma che è un poeta, cazzo. Sconfitto, piango un mare di lacrime. Utilizziamo la serfella con Badetess. Una cosa importante perché sapete che sono del team culo e quindi il detest è sempre importante. Un basculino. No, questo mio mi percia. Però se splittiamo l'XP gli facciamo fare il 54 a Sennius, sai? Sono convinto di questa cosa. Arriva l'azzardello.
Sono tornato all'inizio del percorso, vero? Vabbè, curiamo almeno. Il Davido parte 1 ci dice: è arrivato ora, prima della battle prima delle battute sull'ultima Dan Battle, vorrei ringraziarti per l'apprezzamento per le prime due pagine del nuovo Pokéfumetto nato per casa tua. Lavorando alle nuove pagine mi sono reso conto che questa storia sarà diversa. Mi gaso. Ma dove sono finito? Ma questo non è il posto dove c'è l'Andoros. Oh shit. No, non riconosco questo posto. Non è dove c'è l'Andoros qui? Voglio scappare. Allora, probabilmente dobbiamo andare da un'altra parte. Sì, lì è dove c'era l'Andoros. Allora cerchiamo prima di fare l'esplorino corretto di questo percorso. Sono finito nell'orto di qualcuno. Pesto i piedi ai contadini sbagliati. Ai Loren. Però forse prima c'è bisogno di fare altra roba. Se non erro, ci potrebbe mancare ancora qualcosina. Intanto, ecco, mo ci fa una donazione, volevi? Grazie. Intanto andiamo a dare un po' di ricariche tot a questi poveri ragazzi della Via Pal, che sono molto acciaccatini, direi. Good on the right. Oh, una luce bianca che mi splash addosso. Ecco, molto meglio così. Bene, allora, sì, però se non pigio l'emu non vado da nessuna parte. Bene, andiamo di sotto. Sì. Qui c'eravamo già stati, non me lo ricordo. Repelliamo. Non repelliamo. C'è un delay bassissimo. E non è la questione della connessione, quello dipende dai server di YouTube. Quindi se YouTube fa il bravo, c'è un delay bassissimo e piglia bene. Sono molto contento di ciò. Oddio, ma qui? Questo livello di acquifero? Qui non ci siamo stati, secondo me. Mai nella vita ci siamo stati. Sì, qui va fatto dell'exploro tattico. Un Tropius! Il Tropius direi che va affrontato non di Sennews, ma di teoricamente Tapu Kaka che è morto. Anche Sigimist. Entrambi i Pokémon che avrei voluto usare per questa battaglia sono morti. Però cavolo, è un livello 58, da tanta bella expina. Andiamo di nitrocarica Zebra ora. Vediamo quanto gli facciamo. Vediamo Nupok. Ci arriva un attacco volante. Fortunatamente non è molto efficace. Ah no, con questo gli facciamo comunque per uno, visto che è anche volante. Sprizza lampella. Vorticerba. Questo ci fa male però. Porca la porca. Non ce la facciamo a fargli tweet che io. Qui mi riarriva un attacco erba. Non posso neanche mettere. Allora sacrifichiamo Zebra ora e permettiamo sostanzialmente la... No, la kill, spero, a Sennews. Se mi arriva un vorticerba del genere su Sennews ci muoio. E il Davide ci dice: questa storia tocca temi importanti e sperando di non urtare la sensibilità di nessuno continuerò la scrittura e il disegno di questa complicata dedica. Che figo. Mentre tu fai la live io preparo le prossime due pagine e le caricherò il prima possibile. Sono in hype, caro. Davvero. Aspetto il tuo disegno con molto 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 piacere e curiosità. Proviamo la sgranocchiella, ma... lo sapevo io. Oioi! Spatunzi. Ma davvero? Ma che davvero? Va bene. Andiamo di nuovo a fare lo sgranocchio. Il GG Lund Wuppi. L'arrogo che sale. E il livello 54. Bene così. Vuole imparare il terreno?
Vuole imparare terremoto, signori. Ma che bravo ragazzo è che vuole imparare terremoto. Bravo. A questo punto, lei secondo me... Ah, invece l'abbiamo affrontata lei. Allora proviamo a scendere verso il basso. Lei no, ok. Tutto a posto? Posto. Mi dicono che il sito ha retto pienamente, quindi nessun problema. Aspettate un secondo che non sento. Mod sì, non c'erano per un pochino, poi sono arrivati fortunatamente. Allora, ci siamo. Sei la 99esima persona che passa di qui. Ho vinto. Avete presente il coso tipo sei il 100esimo visitatore e vinci una cosa per allungare il tuo pen? Axo24 ci dice: ciao Saido, avvicinandosi alla fine della serie vorrei condividere con te un commento letto qualche giorno fa chiedendoti un'opinione. La cosa più difficile dei giochi Pokémon sono i titoli di coda. Si parlava dei ricordi ma ho finito i caratteri. Allora, intendi dire a livello di diciamo di titoli di coda della nostalgia che ti fanno provare del gioco? Perché non ho ben capito. Cioè la cosa più difficile o per perché sono fottutamente lunghi, perché anche quello ci potrebbe stare, quindi non lo so. Comunque aspetta un attimo, il Davide ci dice: in onore del video di oggi ho pitturato un mobile di casa come un certo drago, ora un comodino. Dicevamo, Axo, parlo con te, non parlo con i team Chiara. Dicevo, se parli di, diciamo, come dire, filzini che vengono... No, prego, prego, prego. Ah, pensavo di sentire qualcosa. Se parliamo di filzini che sono, diciamo, legati al momento dei titoli di coda, io ti dico che a mio avviso i titoli di coda che sono più, come dire, forti nel mio cuore sono quelli di Oen, perché la musica, il piano che c'è nella fine di terza generazione, il titolo di coda di terza generazione, non lo so, mi parla proprio al cuore quella canzone, è veramente molto molto bella, mi fa provare proprio nostalgia in realtà di tante cose, non solo di Pokémon, è proprio affettuosa quella canzone, poi sai ci sono loro due che tornano in bici, May e Brendan dalla Lega, non si sa come perché è un'isola, però tornano in bici fino a casa, e vedono in notturna le città illuminate, non so, mi dà qualcosa, mi dà veramente un sentimento forte. Poi io sono così, sono un maschietto un po' che si emoziona facilmente, quindi mi succede. Se no, se non mi avevi chiesto questo non ho capito. Anfi mi dice: chiaricherai sul tuo store le t-shirt di argento, topaz, platino, usume bianco? Ci sono, ma sono nella sala d'onore, non sono più disponibili in quanto, come abbiamo detto tante volte, erano un'edizione limitata. Invece Anfi ci dice, ah no scusami, e poi ci dice: così noi collezionisti possiamo collezionare. Utilizzerai trucchi per catturare l'Andros e i misteriosi 4 di Unima? Spero di vedere in live Bianco 2, Smeraldo Y, Smeraldo Y e Red Fire. Vedrai, vedrai, prima o poi arriveranno. Vanitas ci dice, che bel nickname, siete fantastici PM e io ti ringrazio assai. Bene, 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 andiamo. Intanto lottiamo contro la tipa che abbiamo vinto, insomma, il 99esimo coso per allungare le nostre dimensioni, quindi siamo contenti. Fase sfida di Mimma, che manda in campo Numel. Oh sì. Oh sì. Oh sì, 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 sì. Oh. Qua, qua, qua. Bene. 1459. Grazie, così adesso siamo amici. Va bene. Qui c'è un karateka karatante. Forse l'avevamo già affrontato, sì. Karateka karatante aveva già perso contro di noi. Ma qui chi c'è? Qui c'è altra gente, ragazzi. Qui c'è altri brutti ceffanti ceffosi. Da qui siamo saliti, poi. Farei un giro anche qui sopra, a sto punto, per vedere se c'è qualcosa che ci siamo persi. E intanto Axo ci dice: sì, parlavo di nostalgia in generale per ogni titolo che ti mette davanti, come dicevi tu, non solo ricordi di quello specifico gioco, ma tutti i 10 anni precedenti. Ma guarda, è vero, sono bravi. Attenzione. Sono bravi con i sentimenti nostalgici. Prepariamoci a uno sbrego di punti esperienza. Dicevo, sono molto bravi con l'ending in Pokémon. Ripeto,
A mio avviso quella di Owen, quella di Rubino e Zaffiro è veramente fuori classe, è la mia preferita. Però vedremo, insomma, se riusciranno nei prossimi giochi a magari eguagliare, addirittura superare le emozioni che ho provato all'epoca. Intanto Aaron Audino appare, andiamo a sconfiggerlo. L'arrogo che sale anche se non serve. Boia, quasi 55 ragazzi. Un altro Pucimans, un Golduck. Direi di fuggire Fuggiaschi e basta qui. Inutile fare switchini, perdere tempo. Facciamo la fuggina Fuggiasca. E abbasso un po' la telecamera, sono altissimo. Ok, un Bayhem dovremmo riuscirlo a sconfiggere facilmente attraverso uno sgranocchiallo. Yes. Ciao Bayhem. L'arrogo che sale. E non c'era un cazzo, penso. Però per spirito di completezza io devo fare dell'esploro. Anno Rabbioso ci dice: potete dire quello che volete, ma le trombe di Owen non le batte nessuno. Quelle trombe me le sogno di notte, che ricordi. Ma in realtà le trombe di Owen mi fanno abbastanza cane. Nel senso, il sound font di Owen completamente devastati dalle trombe non sono il massimo, secondo me. Però ok, qui ci siamo stati. Però aspetta, no, ci conviene andare di sotto a sto punto, senza farci il mare. Ci conviene andare di sotto. E fanculo, non repelliamo neanche. Tanto se troviamo un Pokémon lo affrontiamo. Ma non lo troviamo. Dicevo, il piano finale, che magari dopo mettiamo, ve lo faccio sentire, è veramente, veramente molto, molto bello. Allora, andiamo da signor Pescatoro. Però direi di andarci con Zebraora morto. Fantastico. No, allora andiamoci con Serpedera. O utilizziamo un po' di Revitalizzini, che è una cosa intelligente da fare. Allora, dov'è Revitalizzino? Eccolo qua. Ecco il Revitalizzino. Lo diamo allo Zebra, lo diamo a tutti a sto punto. Anche perché non ricordo manco a che cazzo di livello. Ecco, si sta cominciando a creare una discrepanza di livelli abbastanza importante, che non ci possiamo permettere. Motivo per il quale andiamo anche a dargli qualcosina se possiamo. Sì, pozione max almeno a Tapu Kaka e Zebraora, che utilizziamo adesso mentre una mosca mi arriva e mi stupra. Ailoren, scambiamo. Sì, vamonos. Quando diventi un pescatore provetto impari ad adeguarti al ritmo diverso di ogni pesce. Sì. Ritmo dei pesci è importante. Neo manda in campo Barbocci. Boh, che si prende. Ora, Barbocci è già a terra. Non ricordo mica io ste cose. Il tipo delle prevoluzioni non me lo ricordo mai. Ora lo googlo. Barbocci Pokémon Central Wiki. Acqua terra, sì, assolutamente. Acqua terra, quindi no, non possiamo fare nulla con Zebraora. Ma vabbè, noi che sbagliamo le lead è una cosa che succede fin troppo spesso. Bene. E allora mandiamo Serpedera. Mi ha fatto abisso. E dovremmo stra iper shottarlo. Tiritin Buddo, un Draito. Ok, un Whiskash. E allora direi di continuare la Serpedera run con questo 4 per Nermuso, con la V di Wario, il nostro Whiskash. Intanto siete 1450, aumentate a vista d'occhio. E noi ci prendiamo anche un po' di Expina tattica. Entra Carvagna, vabbè, anche Carvagna si becca il Fendiff. Secondo me Carvagna non lo regge mai nella vita. Alright, poi abbiamo Corphish. Mamma mia, quanti, che ritmo dei pesci. Ok, GG, W e anche la P.
Uffa, non ce l'ho fatta andare in tempo. Bravo, scemo. Cos'è? Ah, è un bagnasciuga, non capivo. Graficamente non mi suggeriva nulla. Ok, qui ci sono solo zullette d'erba. Ma non mi è infu! Che teoricamente era proprio un bel lavoro da Sigimilf, ma vabbè. Cerchiamo di tenere comunque davanti Zebra ora, sperando in un... Pensavo si fosse frizzato il gioco. Dicevo... Sperando in un... In un altro pescatore o comunque in un allenatore con Pokémon di tipo acqua. Intanto qui però un paio di sprizzalampelli a questo Jigglypuff li farei. Patunzi, dai, Patunzi. Oh. Ora prendiamo 80 PS di recoil. E l'esperienza in realtà era pochissima. Ok. Attenzione, concentrazione. Qui c'è Sassi. Ah, e siamo a Spiraria qui. Fantastico. Nella radiosa Spiraria. Oh, cammi... Oh. vabbè. Quello che tutti abbiamo detto quando abbiamo visto Camilla. Tra l'altro pare un illustratore di carte, anzi un'illustratrice se non sbaglio, negli ultimi giorni abbia preso gli artwork ufficiali di Pokémon e li abbia ridisegnati solamente in intimo. E Camilla è stata disegnata con un perizoma, quindi adesso è canonico che Camilla è il perizoma. Quindi, oh Camilla, perché sei così Camilla, lo dicono tutti. È vero. È proprio così. E poi guarda, sta nell'angolino lì. Che effettua cose. Suona l'organo. E mare! È arrivato il marino. Ma davvero? Che pazzo sto tipo del mare! Va bene, fantastico. Centro Pokémon. Questo è molto importante. Goddo on the right. Andiamo a curare i nostri Pucimans. Sì, è canonicamente Peggy 18. Fantastico, Ferdi. Se conferma Ferdi, è vero. Necessito il link per scopi scientifici, ci dice Leopoldo. Non mi ricordo come si chiama. Intanto questo ci dà un ricordino, una scama bella. Dovete cercare, è un disegnatore o una disegnatrice del TCG. TCG, Trading Card Game. Che li ha ridisegnati tutti, anche uomini, eh. Ha disegnato N in mutande per le... ragazze, ha disegnato quasi tutti i protagonisti in mutande e ha disegnato anche le ragazze in mutande, c'è cioè appunto Camilla Perizzoma. Oh mare, origine di vita, oh mare, acqua infinita, insegna questa mossa ai tuoi Pokémon e fatevi un bel tuffo. Sì. Sì. Le zone d'acqua di colore blu scuro sono punti di immersione, usando sub lì potrai immergerti nei fondali marini. Tre fantastic. Questo che cos'è sei? Cosa sei tu? Questa grande villa di proprietà di una ricca famiglia. Lorenzo Allegri intanto ci dice: buonasera a tutti. Oggi Chiara ha dato prova di essere la madre dei draghi. Come ho aggiunto il suo soccorso quando il team Sedone stava facendo appresso proprio come Drogon con Daenerys. Diciamo di sì, dai. Sei una persona che non ha nulla da fare. Ti ringrazio. Che ne dici? Facciamo una bella lotta? Me oui. Comunque non sono d'accordo. Manuelino Borghese manda in campo Buizel. Ma è fantastico Buizel. È proprio quello che voglio. È proprio ciò che voglio. Quindi andiamo a fare lo sprizzo. Uno sprizzino. Intanto bevo. Cioè, poi c'ha Bisiel al 60, manco Flozzel. Vabbè. Ma che cazzo vuoi? Oh, mi ha dato 12.000 pochi soldi. Avete sentito? Non hai nulla da fare. Sai che ti dico, mi piace proprio, ti ringrazio. Vieni da me, ti va. Nascono nuovi amori particolari. Hai visto quanto è grande? È la villa del mio papà, che mi ha dato il permesso di usarla. Pensavo di divertirmi, invece non ho qui. Non c'è nulla da fare. Papà poi è tutto preso dagli strumenti e le rovine, non ha tempo per me. Senti, nemmeno tu hai da fare, no?
Vieni a trovarmi anche domani, possiamo farci una bella lotta. E tu? Come puoi intuire dal mio aspetto, io sono un plurimilionario, ma in realtà non si vede. Il mio passatempo preferito è raccogliere strumenti originali, proprio come i vestiti. Vedi come sono eccentrici e costosi? Non hai uno strumento raro? Ma così raro da spingermi a sbustare un patrimonio pur di averlo? No, eh? Mi sa che ho frainteso, allora. Mi spiace. Va bene. Non c'è nulla. Possiamo uscire dalla villa del tal tizio. Dopodiché, fare un colpetto di tosse e morire. Urrà, urrà, espiraria. Grandissima. Patriottica lei. Cammina avanti e indietro. Qui c'è una maid. Anche una domestica o la D maiuscola, nome proprio di lavoro. Ogni tanto ho bisogno di una pausa. Pokémon invece basta avere la mossa Trespolo per recuperare le energie. Come vorrei fosse altrettanto facile per me. So che non è facile per loro, ma neanche per me. Non c'è nulla di meglio che rilassarsi e starsene senza far niente. Sono d'accordo. Fiu, da quando sono venuto a Spiraria per riposarmi ho messo su un bel po' di peso. Se avessi Cincino accanto a me non sarei Ciccino io. Potrei fare esercizio allenandolo e riprendere la forma perduta. Tenderebbe di scambiare Cincino con il mio Munchlax? No. Fiu, peccato. Ah, l'estate, sole, ombrelloni e bellezze al bagno. Davvero? Ehi, smettila di origliare, stavo solo pensando a voce alta. Ragazzi, scappiamo, qui è pieno di maniaci questo posto. Spiraria è tipo Arcore. Andiamo avanti. Veniamo dalla lontana regione di Owen solo d'estate, per le vacanze. La regione di Owen è un posto stupendo, mentre moschine mi arrivano addosso. Ad esempio, conosci l'allenatore Rocco, è fortissimo eppure non fa altro che collezionare pietre. Sì, lo conosciamo bene. Lo conosciamo molto bene. Lei, con questo ombrellino, c'è un sole che spacca le pietre. Potrebbe essere uno svantaggio per alcuni Pokémon e un vantaggio per altri. Per esempio, le mosse di Poco perdono in potenza. Le zone d'acqua, sì, abbiamo detto che c'è da Osub. Entriamo anche in questa casiupola. Non credo proprio. Non ci posso credere. La somiglianza è strepitosa. Hai gli stessi occhi di quell'allenatore. Ragazzi, teoria confermata che esiste un one for all che si passa di allenatore in allenatore. Camilla l'ho appena percepito. Non avrei mai pensato di incontrare in un paese straniero così lontano qualcuno con il suo stesso sguardo. Come ti chiami? Sidonia? Come quell'altro? Ho capito, me ne ricorderò. Io mi chiamo Camilla, sono un allenatore come te. È già da qualche tempo che studio la mitologia dei Pokémon. Lo faccio più per curiosità che per altro. Sai che a Spiraria ci sono le rovine degli abissi? Sono venuta per studiarle e al momento sono qui ospite di un conoscente. Bene, che ne dici di conoscerci meglio con una bella lotta? Ti va? No. Saggia decisione, torna a parlarmi quando te la sentirai di lottare. Ragazzi, Camilla, i Pokémon a livello 70, non siamo ancora pronti. Pelipper ci dice, ringrazia che non sono entrato in campo, altrimenti il Toderetano sarebbe stato il mio nuovo parco divertimenti, è vero. Non siamo ancora pronti per Camilla, non lo siamo per nulla al mondo. Allora, molto bene, noi come siamo messi qui? Andando in bici, che dovremmo volare a Levantopoli. Però non ricordo francamente come siamo messi. E io intanto controllo le notizie sul display. Ultimamente si fa gran parlare delle comparse massicce di Pokémon. Vabbè, fa piacere. Questo che percorso è? Percorso 13. Allora, wait for me. Borsa. Mappettina. Mappettina mappettosa. Dove la sto cercando la mappa? Negli strumenti base magari. Ok. Mappettina. Ho trovato il famoso Camilla Imperizoma. Fra, se vuoi. E beh, come faccio a farla vedere? Ah, qui si va a Forte Brezza in realtà. Cosa che possiamo fare ma non adesso. Adesso andrei a Levantopoli, che dovrebbe essere qua. No, Zefiropoli, Levantopoli è quella qui. A prendere un altro vecchio da sbattere al gabbio. E poi questo ce ne occuperemo magari successivamente. Sigimilfella, volo. Andiamo a Levantopoli, signori. Camilla, la prima allenatrice che Sidonia non riesce a gestire. No, che non linko, sporcaccioni. Ve la linko dopo io in pagina, se volete. Allora, a Levantopoli dovremmo andare presso il cipresso. No, presso il cantiere dei sogni. Che però, dove che save? A parte che qui non avevamo surf, però non penso ci serva a nulla. No, infatti c'è nulla via. Oh, ma perché sbatto sempre in tutte le pareti? Di qua. Di qua mi sa, vero?
Yups. Ah, qui c'è taglio. Ah, però mi serve forza, mi sa qua. Mi serve forza. E anche oggi si chiama, non ho sbagliato live. Ah no, live giusta. Camilla best girl. Sempre. Allora, Tapu Kaka non ha forza, vero? Sì, e non ho nessuna intenzione di insegnarla. Tra l'altro devo riprendere cazzettino buffo. Quindi torniamo indietro. Davide De Fabio ci dice: ma che ci frega di N mutande? Solo Mutandonia può. Poi incontri Camilla e diventi Codardonia. No ragazzi, divento Giustonia. Ho sbagliato palazzo. Divento Giustonia. Cioè, dobbiamo riconoscere quando l'avversario è troppo forte e fare una ritirata strategica, come buon Nigerun Daio di Jojo insegna. Cioè, Ailoren. Qui tocca fare uno sposta Pokémon. Riprenderci il giullare di corte, che cascata non serve più. Però anche tirar via, direi, Sand News, che ha già fatto il 54, quindi per il momento non serve che ci sia. E prenderci qualcuno che possa forzare correttamente. Secondo me Garbodor potrebbe. Dradigon. Forse Dradigon sicuro, dai. Dradigon Lampara, forza, dai, c'ha la faccia proprio come esposta classica. Poi vive nelle grotte. Ci sta. Allora, Forzella. Bacche, strumenti base, MN. Forza, vediamo. Sì. Dottor Radigon è capace di forzare le cose e quindi noi glielo insegniamo. Ho sbagliato tutto. Radigon vuole imparare forza, sì che glielo insegniamo. Al posto di... ma che cazzo faccio? Sbaglio sempre tasto. Buono. Ce la facciamo, questo giro ce la facciamo. Grazie. Oh, perché mi deve mettere il cursore di default su forza? Che cacchio di senso ha? Allora, andiamo a curarci. Che non si sa mai. Che non si sa il mai. Intanto mi arriva un messaggio da Ferdi. Ah ok, ha trovato il thread proprio dei personaggi in mutande, quindi dopo lo condividiamo, fine live. Così almeno vi divertite senza Psydonk. Muoio. Guddo, un Draito. Mauro Dalle Marche ci dice: ma Camilla, Fiammetta e Camelia insieme, ci sono tutte se non sbaglio in mutande loro, se... Qui possiamo finalmente andare in queste scale uber secreto. Oh, we got an area secreta here. I Pokémon sono degli esseri affascinanti. Farli lottare può essere un buon modo per studiarli, vero? Lo so, vi piaceva maniaco lui. Attenzione a Emilio Scienziato, che manda in campo il Drowsy. Livello 63. Direi di andare di Tuonondella all'inizio. Tacco X. Andiamo a fargli la Tuonondella. Dargli del Parrino, che sempre ci sta. Dopodiché dargli anche dello Spritzalamp. Badaboom. Spetere Pam. Dritto su questo Drowsy. One shottino. Va benissimo. Puepopo. È stato sconfitto. Attenzione, arriva Ipno. È proprio un maniaco questo tipo. La premonition. Ipno c'ha un bel attacco spe. Direi di mettere dentro Free Lego, che però è veramente basso di livello. Se non altro comincia a livellare un pochino. Oddio. Più due di spat, che comincia a diventare importante la cosa. Andiamo di palla ombra, ma questo con boia. C'è sdruma. E non abbiamo neanche il buio. No, ci apre la famiglia questo. Dobbiamo andare di Sigimilf anche alla svelta, sperando di reggere. Perché questo sennò ci sdruma la famiglia. Ci sdruma la famiglia. E se andassimo di Cosmo Forza? Sì.
Siamo ora costretti a usare Cosmo Forza a nastro, tipo, perché questo è a più 1000. Dobbiamo pareggiare i conti andando ancora di Cosmo Forza, ragazzi. Ok. Dai che ben reggiamo. Ok. E adesso dobbiamo cominciare ad andare di Etere Lama, però. Mamma mia, gli facciamo niente. Niente gli facciamo. Dai, la quasi benrezione. Porca la porca. Porca la porca. Si è boostato troppo sto cesso. Wab ci dice: sai, Sadonia, prima cosa grazie per avermi spoilerato la Dumb Battle. Seconda cosa, sai dirmi come reinstallare i giochi già acquistati sul Nintendo Shop di Switch? Dovresti andare sul tuo account e ci dovrebbe essere un menu per i giochi già registrati. Io spero di essere più veloce. Oh, bonus punti esperienza di tutto. 0 ora 53. Vuole imparare la mossa a colpo, ma... cioè, ok, forse la potremmo togliere per attacco rapido, dato che ormai è troppo... cioè, ok, la priority, ma tanto lui è molto veloce. Dai, dai, vediamo colpo per le situazioni esageratamente complesse. Un Musharna? Quasi andrei di pancia in burro sperando che faccia una mossa di bustino. Perfetto. Si protegge dai brutti colpi e si prende il Fire Punch dritto in the face. Gli andiamo a tappare il buchino dei sogni, da dove gli escono tutti quanti i sogni. La corretta tappazione, signori. La corretta tappazione. Poi moriamo. Allora. Allora, revitalizziamo gente. Che poi ho miscliccato e utilizzato fuoco carica, che ora non mi torna perché dovrei aver preso il contraccolpo. Però vabbè. Ragazzi, il gruppo Telegram è solamente... ho fatto Flare Blitz, ho miscliccato perché sono entrambi fuoco. Dicevo, il gruppo Telegram, ragazzi, è solo per chi ha subscribed su Twitch o qui su YouTube. Quindi è per questo che non viene rilasciato pubblicamente. È una delle feature che diamo ai ragazzi che decidono di sostenere economicamente il progetto in maniera diversa rispetto al solito. Allora. Bene. Volevo prima vedere se c'era qualche Strumengit. Ok, non c'è, quindi andiamo da lei, che è un'altra maniaca. Però vedo tanti Pokémon, cioè vedo tanti psiche, quindi mettiamo prima lei. Lui. Ma che cazzo ho fatto? Oh. Oh. Ma che faceva? Scappava. Va bene. Parte la sfida di Delfina. Seriously? Ma perché? Perché Delfina? Cioè, qual è il senso di questa cosa? Vabbè. Che a Polyvirl ovviamente con i tipo psico non c'entra niente. Però io se gli farei un fuoco fatuello. Velocità X, ti leggo subito G4. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. G4 c'ha scritto: ciao Sadio, forse sto un pochino anticipando i tempi, ma volevo chiederti se secondo te nei giochi Pokémon del 2019 verrà inserito un collegamento con i giochi per 3DS in modo da poter trasferire anche in ottava gen tutti quelli collezionati in precedenza. La banca Pokémon, ragazzi, hanno detto esplicitamente che questo gioco Let's Go non è compatibile con la banca Pokémon, ma immagino proprio che gli altri lo siano. Bene. L'idropompella. Niente mi fai. Andiamo di palla ombra. Abbassiamo anche la Death Sp. E direi che abbiamo correttamente gestito un livello 63. Arriva la pantano bomba. Niente mi fai. Capito o no? E mori.
correttamente. Livello 50, ottimo lavoro. Entra Parasect, uno dei nomi che più mi è rimasto impresso. Cioè, uno dei versi Pokémon dell'anime che più mi è rimasto impresso. Diceva Parasect. Ma come ci cascia il bimento? Ma sei un Parasect speciale. Allora, qui facciamo il gioco dello stronzo se faccio ripresa. Non ci conviene. Cioè, lo merreggiamo forse, eh. Oddio, fatemi provare. Per curiosità, la possiamo fare una stall fight? Però poi lui si riprende. Ho usato crescita, attenzione. Direi che non ci conviene farlo boostare ulteriormente. Andiamo a mettergli un Pokémon che il giga assorbimento glielo fa ridere proprio. E quindi andiamo di Tapu Kaka. Arriva il giga assorbimento. Niente mi fai, cara la mia Delfina. Acquafina. Sextina Acquafina. Ragazzi, chi si ricorda di Sextina Acquafina? Chi mi sa dire da dove proviene Sextina Acquafina? Cadde Fides, cadde Fides, cadde Fides. Parasect. Bene, morto Parasect. Guddo. Undraito. Oh yeah. Io sperando che voglia fare un altro bustino rifaccio la stessa cosa di prima uguale identica. Tra di voi ci sono altre persone che imitano il verso di Parasect. Io lo so. Lo so che non sono l'unico. Stavolta faccio fuoco pugno, fortunatamente. Boce Corsman, bravo. E intanto andiamo a fare il fire pancino. Tappiamo anche qui il buco dei sogni. Bene così. Bene così. Giusto un draito. Gatto ci dice: Delfina, il nonno di un mio amico si chiama Delfino. È di cognome pacifico. Ma davvero? Eppure avevo deciso la mia strategia di... Non ho letto, ma era più bella la donazione di gatto. Ma davvero siamo a Delfino Pacifico? Dimmi che è una battuta. Guardate lei come si è, come è molto shy. Yamete! Il copione di ogni hentai ha almeno 7 yamete. Ricarica tot, ma sì, sprechiamo. E andiamo avanti nella nostra avventura avventante contro questo signor Psichello. Ma puzzo? Fo schifo? Che problemi ho? In questo posto si concentrano forti energie occulte che risvegliano capacità nascoste. Va bene. Allora, abbiamo Italo. È il posto dei nomi brutti questo, capito? Dove si mettono qui sotto per non essere sfottuti. Allora qui il nostro attacco palla ombra farà per uno. Ma io vado di fuoco fatuello prima, così andiamo a fotterlo. Cioè c'è il riduttore e basta. Andiamo a fare la palla jombraz. Come vedete colpirà in per uno e non super efficacemente. All'epoca resisteva ancora il tipo acciaio al tipo spettro. Poi nato a Eggslash hanno dovuto retconnare quest'idea. Andiamo a batterlo, che è sicuramente una cosa fondamentale. Ed entra dentro Metang. Ma io direi di andare di full palla, di full surf quasi quasi. Secondo me hanno tutti quanti, ho detto, sto dicendo, secondo me hanno tutti quanti mosse di merda. Invece no. Andiamo a fare ripresa al prossimo giro, perché se ci becchiamo un altro meteor pugno poi andiamo in range di kill. Ecco che arriva, non arriva in realtà. Gatto, ci fa una donazione, mi faccio mandare la foto da carta d'identità. Te la farò avere, ma davvero. L'hanno chiamato Delfino Pacifico, ma cosa pensavano i Pokémon quando l'hanno chiamato? Allora, attenzione, cozzata Zen. Questa fa male. Infatti sono andato di fuoco fatuello e poi andrei di ripresa. Und stollare. Andiamo a riprenderci. Arriva un'altra cozzatina. No, tentenno. Ma che merda. Ma che merda. Livello 51. Bene così. Attenzione a Bayem. Bayem, non so se lo reggo. Bayem, provo a fare ripresa. Ok, siamo più veloci. Facciamo un check e vediamo quanto danno prendiamo da Bayem.
Sincrumore non è effetto su Frilego, la cosa mi fa molto piacere. Siamo più veloci con la palla ombrella, andiamo a colpire con una palla oscura. Bayem, nemico. C'è solo Sincrumore. Altra palla oscura. Colpiamo und affondiamo il nostro nemico. Sì. C'è ripresa il pezzo di pezzo. Pezzo di pezzo. Vabbè, dai, lo affondiamo adesso. Dai. Good. Arrivederci. Un Reuniclus. Questo dovremmo ben reggerlo in realtà, essendo un attacco speciale e noi difensori speciali. Però anche lui palla ombra. Ah no, ok, no. Pensavo che avesse usato lui. Potrebbe averla comunque, la impara, eh. Anticura. È 3-hit KO questa palla ombra. È 3-hit KO questa palla ombra. Allora ragazzi, sono le 21:46, quindi mi ricordano dalla regia di spammare i soliti sponsorizzini. Allora signori, avete innanzitutto il nostro shop di split screen, ve lo stanno per spammare in descrizione i mod, siete 1600, quindi likeino se non l'avete messo e controllate il nostro shop, splitscreen.it, in vendita maglia del team Sedonia, maglia del team Chiara, maglia delle live di Usum, maglia generale del canale, tazze, spille, adesivi, borsette, cioè zaini e shopper, che sono due cose diverse, perché lo zaino è zaino a spalla, lo shopper è un po' più a non fare shopping, è un po' più così. Potete acquisire punti su split screen e quindi ricevere sconti qualora acquistaste più prodotti. Inoltre avete TT qui sotto, shop invece di magliette a tema anime, videogiochi, serie TV. Se avete già acquistato qualcosa di Sidonia oppure non vi interessa ancora il merchandising nostro, avete una bellissima maglia di Rick e Morty, Carp That Fucking DM, l'acquistate con il codice sconto Giovannone, 10% di sconto, circa 10 euro è vostra. Signori miei, ho detto anche questo, ho detto... Ah, a Kappa Informatica qui sotto c'è il link, secondo sponsorizzino della giornata, per la questione appunto dell'acquisto del computer. Avete la possibilità di comprare un computer da gaming e o un computer da lavoro, il nostro computer da lavoro che è il Pokémon Millennium a Kappa Informatica. E poi non c'è altro che vi devo dire. Ricordatevi sempre che avete il link per le donazioni. Bacetti e abbraccetti, andiamo avanti. Allora. A lei invece non... per lei non puzzo. Vuoi aiutarmi nella mia ricerca? Fammi studiare i tuoi sogni. Pamela. Anche questo è un nome importante, Pamela. Ti manda in campo Jigglypuff. Allora, Jigglypuff, in realtà, secondo me, possiamo gestirlo. Pamela usa super colpo, ma noi andiamo a surfargli direttamente in immuso. Oh, 2 hit KO, perfetto. Il ritirello, ora manda Gastrodon, Musharna. Non so che bella mossa sia mandare Musharna, ok, ci mettiamo un quarto d'ora a buttarlo giù. Però con palla ombra già gli facciamo più male. Più c'ho poi a fargli un fuoco fatuo per aumentare i danni ogni turno. In realtà non serve. Cioè lo... Oddio, lo posso usare per risparmiare PP. Però c'ha ripresa sto cesso. No, lasciamo perdere. Bene. Allora, qui ci conviene fare il surfello, direi. Dai, ce l'abbiamo fatta. Bene, 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 bene così. GG. No, voglio incubi per questa sconfitta. Ok. Ok, lui, per lui puzziamo. Prendiamo questo Strumengit. È un cook. Cook torto. E fa ridere perché è un discorso difficile da affrontare. Però cook, che poi non si pronuncia proprio così, in realtà è un genere molto peculiare di siti a luci rosse. Torto ci può anche stare.
cook torto, mettiamolo qui dentro. Speriamo di non usarlo mai. E tu che ci fai qua? Parte la sfida di Jerry e andiamo! Jerry! Bene. Vai, Frileghina. Allora. Qui direi palla ombra dritto. Oh, scheiteroni. Dai. Tweet che io mi ci gioco le palle, infatti. Ancora palla ombra, ma le stiamo a finire. Ok, mi metti il normalone? No, mi mette Wobbuffet, perché pensa di far ganzino. Pensi di far ganzino con Wobbuffet? È molto in culo io. Non ti preoccupare. Vieni qui, vieni. Ora voglio vedere che mi fai. La salvaguardia, troppo tardi è arrivata. L'avrebbe protetto dagli status. La mossa non è stata sbagliata da parte del nostro Jerry Scotti. Ma noi intanto andiamo a prenderci una bacca mela, ripristinare i pipì di palla ombra. Destino obbligato. Vai, non ti preoccupare. Te obbliga. Vai. Guarda, ti fa anche in palla ombra, perché secondo me non ti porto a morire questo turno. Andiamo a palla ombrare. Perfetto. Fantastico. Riprendiamoci a questo punto. Turururu. Ci facciamo un bel ripresino tattico, che insomma mi sembra fondamentale. Intanto vedi, lui spreca lo specchio velo. E facciamo un'altra ripresa così placeholder, onde evitare destini obbligati vari e compagnia bella. Insomma, non mi sembrerebbe il caso. Però a parte quello, direi che questa l'abbiamo gestita correttamente. GG. Bene. Abbiamo fatto 53 con Frilego. Lo stiamo ben livellando dentro questo posto. Oh, vuole imparare l'idropompella. Non possiamo farglielo scordare. Non è meno. Gliela faremo ricordare, via. Sì, scusate, ho miscliccato di nuovo. Hai appena bornato Jerry Scotti. È vero. Grazie, gatto. Mi ha illuminato la giornata. E ora c'è Starmie, ma lo ben reggiamo. Starmie anche dovesse avere fulmine, che se non sbaglio può imparare. Bene. Dai. Fai bravo. Bravo. Bene così. 4441 punti exp. La tua forza supera i miei poteri psichici. Caro il mio amico Jerry, vicino al cook torto. Allora lui, mi sa che dobbiamo affrontarlo, sapete? Sono giorni che non chiudo occhio per completare la mia ricerca. Tu sei forse un sogno? Salve. Allora, parte la sfida di Matteo Scienziat, che manda in campo Mushana. E noi mandiamo in campo Frilego. Ailoren. La palla ombrella o il fuoco fatuo iniziale? No, cominciamo con un dottino. La prendiamo, diciamo, come dire, trasversalmente. Ma quale bestia di Satana ha inventato sincronismo per questo Pokémon? Vabbè. Dobbiamo colpirlo duramente.
In realtà, visto che sta prendendo danno di burn, direi di farci una terapia. Stato. Dolcegatore. Ok, tutti i problemi di stato, fantastico. GG. Arriva lo psicoraggio, niente mi fai. Non è vero, invece mi ha fatto con lo special X. Riprendiamoci, va. Stollicchiamo. Che se dovesse fare una mossa di stato, almeno col prossimo Pokémon siamo in vantaggio. Perfetto, proprio quello che volevo. Allora, Rhytound giusto, direi di andare di palla ombra. In realtà avrei potuto fare surf, però. Rhytound giusto. Rhytound giusto. Livello 54 per noi. Stuntler tipo normale. Col prepottino, direi gli facciamo un Barnello e poi surf al nastro. Esclusiva, le mosse che a lui non le possiamo fare noi. Non penso che impari né surf né fuoco fatto. Quindi. Bene. Andrew, ti rispondo. Secondo me, intorno alla fine dell'estate potranno annunciare un bundle di LGP e con Switch. Anche perché è improbabile che non lo facciano. Probabilmente potrebbero fare anche un bundle un po' più costoso con gioco, Switch e Pokéball controller. C'è solo esclusiva questo stante, molto forte. Cosa pensa di fare poi? Probabilmente attacco normale non lo può usare perché siamo Ghost. Good. Teoricamente è impossibile che sia tutto un sogno? Non credo. Ci manca un solo allenatore, se non sbaglio. Anzi, un'allenatrice, che è questa pezza di pezza. Ah! Eppure avevo previsto la tua mossa e me l'ero data a gambe. Ah, ecco perché scappano. Wow, quella renna prepotenza. E intanto arriva Futura. Boh, che nome bello, Futura. Entra dentro tutto. Perché sì, come vi ho detto già nelle live di Argento, un'altra cosa bella è che oltre a ricordarmi i nomi dell'anime, per me ci sono anche dei versi di Pokémon esclusivi. Madonna quanto... Ah, brutto colpo. Ci sono anche dei versi esclusivi che valgono solamente per il gioco. E uno di questi è Tutu, che è il verso di Natu, è palesemente Tutu. Banette, non lo leggiamo mai nella vita. Banette, dobbiamo cambiare Pokémon. Banette, Banone, mettiamo in campo. Fatemi pensare. Sigilyph non è proprio il Pokémon adatto. Vediamo se Tapu Kaka invece se la regge bene. Tutut. Esatto. Lo sbigo attacco fallisce. Raito und giusto. Direi di andare di fuoco pugno e vedere quanto male gli facciamo. Stavolta lo sbigo attacco ci prende. Ci fa anche malino, eh. Bello, è capito, questo usa solo sbigo attacco. Se usa solo sbigo attacco, in teoria, gli rimetto free lego, gli faccio fuoco fatuo e poi ripresa. Se la gimmick di questo allenatore è fare sbigo attacco, vediamo. Aspettate che confermiamo la teoria. Divieto, non possiamo usare strumenti. Ok. Obbadiamo, eh. Ecco lo sbigo attacco che fallisce, fantastico. E allora ci abbiamo dato. Siamo stati intelligenti e giusti, perché noi siamo sempre giusti, ovviamente. A questo punto direi di fare una ripresella tattica, giusto per non saper leggere e scrivere. Un altro fuoco fatuo, perché no, siamo a tanta vita. Non ci conviene. Oh cazzo, c'è palla ombra. Non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo. Madonna, l'abbiamo retta. Avremmo dovuto fare ripresa. Anche perché non c'è morto. Mi sa che non lo fa più sbigo attacco. Dovesse fare sbigo attacco, diamo l'esperienza a tutti e due. Se no ci muore Tapu Kaka. Come va, va. Come va, va. E arriva la palla ombra. Probabilmente Tapu Kaka non ce la farà. Però vediamo. Rimettiamo adesso però almeno un free lego, sperando che l'avversario che abbia davanti non sia uno spettro, così possiamo riprenderci. Tutto.
Tutu. Buonasera Sidonia, come va? Ci scrive nipote banana. Volevo chiederti un consiglio. Cosa scrivere in una email di ringraziamento? Perché mi hanno accettato in università e non so come iniziare. Grazie e buon Pokémon. Beh, direi nipote banana di scrivere, di ringraziare per l'opportunità datati e che... insomma, ti impegnerai tanto nel corso del tuo percorso. Nel corso del tuo percorso è bruttissimo, però hai capito cosa intendo dire. Beh, nipote banana, sai, se ti dici mi hanno accettato in università, immagino fosse una, quindi a, diciamo, numero chiuso. Quindi direi nel ringraziamento di far trasparire il fatto che apprezzi che nonostante ci siano persone che sono rimaste fuori e non possono godere di questa opportunità, tu ne farai tesoro. Direi che questa è l'unica cosa che davvero ti devi dire anche internamente e devi pensare, oltre che poi esplicitarla in un ringraziamento. Come siamo filosofici oggi. Ovvio. Lo sapevo io che era più veloce, però ho voluto far finta di no. Gli abbiamo con inibitore tolto la mossa aspetto, batte la pesca. Aloren, qui direi di andare di zebra, colpire con uno spezzalampo fatale, sperando che sia fatale. Lo è. Bene così. Tutto. Ah, ho perso anche se ti avevo letto nella mente. E cosa avevi letto? Cara la mia futura. Oh, il vecchio da mandare al gabbio finalmente. Allora, buoni, che questo va affrontato, se la memoria non mi fa dell'ingannevole inganno. Indi per cui andiamo a revitalizzare. 1, 2. Dopodiché ce la facciamo bastare. Ce la facciamo bastare, dai. Sperando che non servano grosse cose. Qui abbiamo del revitalizzino. In realtà siamo abbastanza ricchi e possiamo permetterci dei revitalizzini. Però qui che cosa abbiamo? Pokémon, direi. Ok, dopo. Ti ho colto di sorpresa. Tu sei l'allenatore che ha distrutto il nostro palazzo. Facciamo milanese, facciamo romagnolo. In quell'occasione sono stato io a sorprendermi. Il fattore sorpresa provoca turbamento nel cuore degli Pokémon, di uomini e Pokémon. E il Davido, pagine caricate in attesa di approvazione. Grazie per farmi da musa ispiratrice. Ora vado a mangiare, che oggi non l'ho ancora fatto, ispirone. Apre una breccia che rende impossibile utilizzare la propria forza. Così noi abbiamo sorpreso le persone facendo sorgere il nostro castello e apparire un Pokémon leggendario. E attraverso la breccia aperta dalla sorpresa abbiamo conquistato l'animo della gente, instillando ammirazione per noi e desiderio per una piadina squacquarone rucola. Ma vedendo la forza dell'animo tua e dei capi palestra, mi chiedo fino a che punto è stata una strategia efficace. C'era questa forza d'animo l'elemento necessario a condurre i Pokémon verso la tappa successiva? Oh, scusa se mi sono dilungato in discorsi noiosi, piuttosto accetta questo. Suodo denso. Sei tu che hai posto fine al sogno di Enne, non dimenticarlo. Ah no, invece non va affrontato, mi sbagliavo. Allora, per quanto riguarda il Team Plasma, racconterai tutto a me, agente della Polizia Internazionale. I sogni mostrati dal fumo onirico di Musharna non sono che delle mere illusioni. I veri sogni sono quelli che si realizzano con le proprie forze. Grazie. Allora, escludendo Geki, se vediamo un po' e saggi che rimangono, beh, ancora uno. Vorrei proprio sapere cosa tramavano e quale scopo. Beh, alla prossima. E allora dobbiamo andare al prossimo, che se non sbaglio è nelle rovine, ma controllo per sicurezza il concetto che è stato esplicitato nella listona del Ferdi, che non trovo perché abbiamo parlato di altri cazzi a un certo punto. Allora, ok, sì, Castello Sepolto dobbiamo andare. Allora, la strada più veloce per il Castello Sepolto è questa, quindi andiamo da sotto Sciroccopoli, teoricamente. Allora, vediamo se la Swordenzella la possiamo insegnare a qualcuno. Che a me le Swordenzelle mi fanno un attimo irrigidire il bastone. Allora, intanto ci curiamo, bene? Andiamo a fare l'ultimo saggetto, che male non è. Pop, 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 pam, pere, pam.
Buddha. La, la sua squadra è in perfetta forma. Dobbiamo prendere. In realtà quindi forza non serviva? Sono sbagliato. O serve qui forza e mi sto sbagliando in continuazione. Ferdi, mi fai sapere direttamente in chat. Anzi, aspetta, ti controllo. Ti controllo direttamente da qui, così non faccio cagate e evito di sbagliare le cose che non devo sbagliare. Allora. Vediamo se mi hai messo dov'è che andava utilizzata forza, perché non me lo ricordo più. Mi avevi scritto che andava utilizzata forza da qualche parte. No, ok, mi avevi scritto che doveva essere nel catena dei sogni, quindi teoricamente forza non serve. Ok? Allora, tiriamo via Dradigon, che non è servito, e prendiamo di nuovo Sand News. Intanto mi sta scrivendo Ferdi, quindi a posto. Se non ci sono altre obiezioni, serviva per collegare quel sotterraneo con la via principale. Ah, vabbè, ma sti cazzi. Vai, vai, vai. Sti grandissimi, sti grandissimi. Gudowndraito. Abbiamo tutta la squadra in forma. Vediamo chi va messo per primo, perché teoricamente qui abbiamo un Kaka da livellare e un Sigemilf anche. Però Kaka direi che è più facile da livellare. Ok. Good. Ah, mamma mia. Mi sono bloccato. Ok. Panini teoricamente era a sinistra di qui, no? Cioè, lo era. Però dovrei prendermi un repello. Ah, la Sword and Cell alla fine non l'ho vista. Ora la vediamo subito. Ragazzi, il likeino se non l'avete messo qua sotto è di importanza fondamentale. Allora, vediamo se la Sword and Cell la può imparare qualcuno. La Sword and Cell. Eccola qua. Buddo. È che Coil aumenta anche la difesa. Però cazzo, vai a più due subito. Ci penso. Ci penso. Magari per la lotta finale. Che c'è una lotta finale che voglio affrontare. Per ora lasciamo così. Totum. Ailoren. Qui direi di andare dritti verso il castello senza fare del tergiverso alcuno. Bene. Prof Saralia. Ehi, Saidonia, mi è giunta voce delle statue a forma di Pokémon e sono venuta a esaminarle. A proposito, queste statue in realtà non sono altro che dei Darmanitan. Quando dormono si induriscono e diventano così. Secondo i miei calcoli, queste statue sono qui da circa 2500 anni. Deve essere da allora che i Pokémon si sono addormentati. È all'incirca dall'epoca in cui il castello sepolto era ancora un fiorente castello, ed è probabile che loro ne fossero la guardia. È loro, ragazzi! Tapu Kaka, la guardia reale since 2500 anni fa, incredibile. Allora, in realtà più che dormire questi Pokémon stanno meditando. Se si svegliassero, tornerebbero a fare i guardiani del castello. Non ci crederai, ma qui ho lo strumento che può risvegliare i Darmanitan. L'Iramella, tieni Sidonia, potrebbe tornarti utile. Bene, io torno al laboratorio di Pokémon. Ciao. Ciao, cara. Cara profsa. A questo punto... Oh, no, 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 repello, per carità di Dio. Per carità di Goddo. È da questa entrata, no, che dobbiamo entrare per andare al, alla parte finale del castello sepolto, se non erro. Allora. Allora. Qui tocca usare innanzitutto un repello. Di brutto proprio. No, non li svegliamo adesso, ragazzi. Ora finiamo la quest dei maledetti sette saggi. Dove sei, repello? Eccoti qua. Oh, merda, l'abbiamo finita. Ailoren, qui do... No, non doveva, bisognava correre, mannaggia a me. Allora,
Torniamo di sopra. Evitiamo di fare cazzate, che abbiamo tre repellenti. Basta correre. Ok, Rhydon giusto. Qui bisogna buttarsi. Per forza anche. Sì. Qui forse anche, se non sbaglio, bisognava buttarsi, perché bisogna andare all'ultimo posto. Cioè all'ultimo piano. Vediamo. E invece, aspetta, sì, qui si va ancora più giù. Ah no, non posso. Non ricordo un cazzo, ma proviamo. Vediamo qua. Non ho idea. Scopriamolo. Ci siamo. Qui c'è una scalinata che riporta in su, quindi dobbiamo entrare qua dentro. Fuggito. Subito, finito il repellente. Accidenti a quando non ascolto che devo ricomprarli. Non direi di affrontare questo Sandslash. Andiamo avanti. Accidenti! Mi ha caricato. Ho fatto la Spear di Edge. Attenzione a Crocodile. Not exactly il Pokémon da affrontare con Tapu Kata. Anche se troppo forte gli farebbe malissimo. La vogliamo provare? Proviamo. Se lo butto. Non lo butto giù, ma se lo butto giù. Going Grace, Tapu Kaka. Going Grace. L'arrogo. I don't like the arrogo. Sì. Diciamo così. Dai. Questo lo buttiamo giù. E diamo un po' di expina a Zebraora. Ci può stare. Ah, è già finito. Plasma! Cado in questo castello sepolto. Cado in un buco. Stavo facendo la guardia per evitare che degli scocciatori come te disturbassero Verdanio mentre cerca un Pokémon qui nel castello. Ma ho fallito, sono proprio un debole. Stupido, stupido, stupido. Stupido. E un'altra volta stupido. Revitalizzino. Assolutamente revitalizzino. Per il nostro caca nazionale. E anche pozioncina. Ecco, ho ricaricato. Upsi dupsi. Deve fare un po' di xpina Tapu Kaka. Sta rimanendo sempre a secco e non va bene. Allora. Ah, fantastico. Un Kofa Jirijujuj. Not exact il Pokémon che voglio affrontare con Tapu Kaka, so fuga. Lì? Ah, un labistronzo questo. Tre colonne. Quattro colonne. Sento puzza di labirinto. Questo con troppo forte dovrei strumarlo in realtà. Si è quasi strumato suo papà a livello 64. Dai.
Bene così. Ha dato anche una bella XP. Vabbè, ho capito. Va benissimo, anche questo dovremmo sdrumarlo tranquillamente con troppo forte. Così facciamo del corretto leveling con Tapu Kaka. Is this loss? Vero. È il lossore. No, è retto. Fire punch e via. Bene. Dai, anche l'Onix è giù. Una colonna in terra. Beh. Oh, un altro Kurokorok da tirare giù con troppo forte. Dai che ce la facciamo. Intanto grazie a Davide Di Fabio, Davide da Londra, che dir si voglia, che diventa anche sponsor del canale. Grazie mille. Allora, qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Matteo Micaletti ci dice: fra, nelle prossime live incominciamo a fare gli eventi. E poi non ci avevi detto che tipo in questa live ci dicevi che gioco porterete per le prossime live. L'ho già detto in questa live, Matteo, che lo dirò nelle prossime live, non in questa. Direi fare fuga. Mi sono rotto le balle di ammazzare Krokorok. Yeah, a caso. Sono qui al castello sepolto per catturare Volcaruna e offrirlo a Gekis. Ma stando a quel che dice il trio oscuro, pare che Gekis al momento sia sparito. I sette saggi. Siamo invincibili solo quando siamo tutti insieme come i Power Rangers. Ma che significato ha ormai tutto ciò? Non lo so più. Non importa se siamo stati usati, ma è triste che il sogno si sia infranto. Prendi questo, a me non serve più. Me l'aveva dato Gekis, ma non so che cosa farmene. Calma, Indello. Ci sta. Il nostro palazzo, così come il castello sepolto, è in rovina. Ma c'è una grande differenza, il castello. Il castello sepolto è ancora testimone di splendori passati, mentre il nostro palazzo non lascerà alcuna traccia. Signori, al gabbio l'ultimo saggio. Allora, per quanto riguarda il Team Plasma, racconterai tutto a me, agente della Polizia Internazionale. Va bene. Però noi non sappiamo molto né di... Ah, ok, quello è l'altro. Non siamo nemmeno sicuri che siano padre e figlio. Grazie. Se ti sei idoneo, un'informazione da darti. Mi è giunta voce che una persona dalle sembianze di Anne è stata avvistata in un luogo molto lontano da qui, in compagnia di un Pokémon drago. Io vado ad accertarmi della veridicità dell'informazione. Spero di vederti presto. Tutti i saggi sono al gabbietto. Noi facciamo un salvello. Diamo Calm Mind assolutamente a Sigilyph al posto di Cosmo Forza, perché lo renderà un Pokémon veramente interessante a quel punto. La Calm Mindella. Vediamo dove sta. Mi pare che sia una delle prime MT Calm Mind. E infatti MT4. Bella lì. Impara anche Serpedera. Adesso lo possiamo fare speciale. Ma non lo faremo. Bene. Calmamente gliel'abbiamo dato. Il salvello. E andiamo a farci una cattura. E chiudiamo poi la live con questa cattura, direi. Camminiamo. Ma troviamo prima un Pokémon. Un Kraidor. Non ci interessa questo Kraidor, troppo debole per noi. Intanto mettiamo prima Zebraora, che qui dobbiamo fare una bella cattura.
poi facciamo un altro salvello, sì, perché sì. Ancora una farfallina che mi sta volando addosso. Amico della natura proprio. Bene. Signori. Fuimp! Cazzo vuol dire? Appare Volcarona. Aspettate. È livello 70. È livello 70. Questa musica non va affatto bene. Questa musica non va affatto bene. Mi sembra meglio. Per la nostra ultima sfida dobbiamo catturare il livello 70, signori. Va bene il livello? Va bene il livello della musica oppure no? Fatemelo sapere perché altrimenti alzo. Sto aspettando che vi appaia. Va bene, sì? Dai, diamoci da fare, signori. Mi è sparita però la finestra dell'emulatore. Aiuto. Ok, trovato. Va, alza? Ok, alzo un pochino. Vai. Allora, signori, ci siamo. Dobbiamo andare per il parrino, sperando che non sia veloce, ma i miei, che sia più veloce, ma i miei dubbi, in quanto è livello 70. Bene. Calma, andiamo. Venta argento è super efficace? No, fa per uno. Invece è super efficace. No, ok, per uno. Ragazzi, non lo reggiamo così però, eh. Allora, proviamo a fargli fuoco carica, ragazzi. Dobbiamo fare male a questo coso. Questo dovremo reggerlo. Dai, dobbiamo fargli danno, ragazzi. Boom. Bene. Bravo, Tapuka. Adesso io ci voglio riprovare. Allora, ci voglio riprovare. Il punto è che non so quanto convenga, forse, perché abbiamo Frilego che gli può rompere le balle. Proviamo a rivitalizzare comunque Zebraora per un fortuito parrino. Arriva l'onda calda. Allora, Andre Link ci dice: "You're going to have a bad time." No, qui è più: "All worlds begin in darkness. The heart is no different." Andiamo Frilego, va? Signori, posso fare ancora qualcosa in realtà con palla ombra. Ci provo. Arriva Vento Argenteo, signori. Dritto su Frilego. Lo ben reggi. Andiamo a palla ombrare. Un altro, un altro. Arriva il ronzio. Questo fa male come... le puttane, fa male. Bella lì. Dai. Dai. Tiriamo la Scurobol, signori. Now I know
Kingdom Hearts is light. Dobbiamo fare ripresa, ragazzi. Si sta bustando. Dobbiamo tirare ball, ragazzi. Non c'è più tempo. Si è bustato, non c'è più tempo. Non c'è più tempo, si è bustato. E ha più due, signori. Ma noi lo mettiamo dentro la ball. La ball si chiude, cade a terra. Nessun tick. Spero che a più due non ci faccia comunque uccidere. Non ci uccida, ma non ci uccide. Speriamo faccia le danze, vi devo dire. L'abbiamo parato. L'abbiamo parlato, c'è speranza. Lo parreremo, signori. Perché l'eleganza gli fa salire sia più tre tutto, ma intanto si becca la tua nondella. Bene, bene. Proviamo la timer. Proviamo la timer, signori. È un Volcarona paralizzato a pochissima vita. Stringiamo la ball. Un tick. Due tick. Tre tick. Minchia, più 4, ragazzi, sto coso è diventato dio. Cioè, se tocca qualsiasi Pokémon lo sdruma. Possiamo solo catturarlo. Summit! Un tick. Due tick. Tre tick. E allora! E allora! E cadi! Sì, sì, sì. Vi ho fatto anche un perfetto fade out. Battaglia finita. Possiamo di nuovo, dalle opzioni che non trovo, sound settings, aiuto. Dove sono i sound settings? Sound output, no, non è vero, ho sbagliato tutto. Sound out, sound enable. Ah, ok, bastava fare quello in realtà. Quindi ho aperto un'opzione che non serviva. Sound settings, eccolo qua. Però aspettate che abbasso il volume, se no vi sturo le orecchie. Ok. Ci siamo! I dati di Volcarona sono stati inseriti into the Pokédex. Volcarona, Pokémon. Quando lotta, sparge scaglie infuocate dalle sue ali, creando tutto intorno un mare di fuoco. Come chiamiamo il signorino, ma soprattutto lo inseriamo in squadra? Perché l'unico sul quale lo possiamo inserire è Tapu Kaka, per una questione di typing. È molto forte però Volcarona. Quindi ditemi voi, magari guardiamo prima la natura. Facciamo così, andiamo a vedere la natura. Se la natura è buona, facciamo la poll. Intanto ditemi come si deve chiamare. My Sharona. Shitterona. My Sharona mi piace molto. Volcaruma. Ele danza con la 4. Maisharona, Vermellula, Volcaronaudino, Volcasora, Soler, Praise the Sun, Magician's Reddo, Vodcarona, Maisharona, Avdur, Ripperoni, Volcaroni, Volcagina, Fraffalla, Volcasora, Volcaroma, Sorgareu, Solgarona, Submit, O Sole Mio, Sanni. No, ragazzi, vince mai Sharona. A mani basse proprio. Oh, ho spostato una finestra invece di essere cretino. Ok, ora è tutto a posto. Allora, chiamiamola mai Sharona assolutamente. Mai Sharona. Mi sono cagato, ragazzi, con questo level 70 più 1000, sinceramente. Pensavo sarebbe finita malissimo. Invece The Deep End, la Team Song, ci ha dato la forza giusta.
Maesharom. Che cazzo ho scritto? Maesharom. Ok. Guddo. Allora. Bustarona, Volca Shoshan, abbiamo finito. Allora, intanto ce ne andiamo di qui, ma ce l'abbiamo una fune di fuga? Domanda, sì. Estemporanea. Abbiamo una sega di niente. E allora giù di repellente Max. Che fossa non ce l'abbiamo più. E... boh, speriamo che tipo questa sia l'uscita rapida. Non lo è. Ora 20 minuti per uscire di qui. Fu tutto a destra. Ok. E adesso teoricali. Oh. Ok, facciamo parkour con la bici dentro il castello sepolto. Sempre più su. Sempre più su. Good. Andiamo a averci la natura di Volcarona. E chiudiamo. Volo della Sigimilfella. Andiamo qua, Sciroccopoli. Allora. Dai. Comunque è stata molto bella questa cattura. Mi sono gasato un sacco. Ho perso la finestrella. Vabbè, sì, inutile rimetterla in sesto ora. Le rimettiamo in sesto mentre ci salutiamo. Allora. Modesta! È modesto! Ragazzi, è un Volcarona del dio questo! È modesto! È modesto! Chat, subito. Ok. È modesto, signori. Direi di fare una poll e salutarci con la poll. Prima la poll. Mi sembra insomma importante. E poi dopodiché andiamo a salutarci. Che culo. La madonna. Strawpoll verrà utilizzato al posto di Tapu Kaka. Quindi vediamo come va. No, Tapu Kaka best Tapu. Volcarona è troppo forte. Aspetto, direi 2 minuti fino ai 35, poi andiamo con i saluti. Direi che per ora sta stravincendo, sì, Volcarona è troppo forte. Però attendiamo comunque per sicurezza. Tra l'altro con eleganza proprio si... ci si busta l'inferno. Praticamente l'animale da compagnia di Re Serpedera, da Tapu Kaka, diventa l'animale compagnia del re di 2500 anni fa, cioè Volcarona. Direi che ha vinto Volcarona, cioè non gli aspetto neanche un altro minuto, è tipo 76%. Quindi Tapu Kaka, signori miei, ci saluta qui. Vediamo un attimo se aveva uno strumento. Ha servito comunque la patria correttamente. Aveva il fortunuomo. Fortunuomo, lo prendo. E vado a salvare. Signori miei, è arrivato il momento dei saluti. Noi ci rivedremo qui in live con Pokémon Bianco mercoledì. Ci sono ancora un po' di cose da fare, cioè catturare i leggendari, fare un paio di eventi e poi andare a fare l'ultima grande sfida che ci aspetta. Che avrete capito, è la sfida contro Camilla. Quindi... ancora un paio di live di divertimento, ancora un paio di live di, insomma, compagnia insieme alla quinta generazione. Le IV, tra l'altro, mi vengono date adesso da Ferdi e mi dicono che in attacco speciale... ah no, in attacco speciale è un po' scarsino, a dire la verità, c'ha 7, però ha 29 IV in PS e 28 IV in velocità. Contando che comunque ha la natura modesta, per l'avventura è perfetto, secondo me. Quindi, bene così.
Bene così. Signori miei, ci salutiamo un'ultima volta. Vorrei spammare in chat il nostro Shopperoni. Quindi sappiate che con su splitscreen.it avete la possibilità di acquistare il nostro merchandising. Comprenderete lo spam ossessivo che stiamo facendo in questi giorni, ma il primo lancio che abbiamo fatto non è andato perché il sito purtroppo per colpa di nessuno non funzionava, e quindi di conseguenza abbiamo dovuto insomma rilanciarlo più volte nel corso di questi giorni. Adesso però fortunatamente insomma sta funzionando, quindi splitscreen.it avete la possibilità di acquistare praticamente i prodotti in maniera insomma più tranquilla possibile. Avete magliette Team Chiara, Team Sidonia, spille, adesivi e quant'altro. Io spero insomma che tutti quanti gli oggetti siano di vostro gradimento. Fatevi una visitina e fateci sapere se avete acquistato qualcosa. Noi vi ringraziamo, vi diamo un abbraccione grosso, un abbraccio forte forte e un bacetto. E noi ci vediamo domani, ore 20:45, per la live su Twitch di Detroit Become Human con Chiara. Un bacione a tutti, grazie per essere stati con noi. Mua. Ciao ragazzi. E il like se non l'avete messo. Ciao.